l'onore e l'orgoglio di avere come relatrice Sabrina Maniscalco. Una nostra concittadina di fama internazionale. Passo subito a leggere il curriculum di Sabrina. Sabrina Maniscalco è nata il 6 maggio 1974 a Mazara del Vallo. Ha ottenuto la laurea all'Università di Palermo nel 1999. E ha conseguito il dottorato di ricerca nella stessa università nel 2004. Ha lavorato come ricercatrice all'Università di Sofia, Bulgaria, nel quadro del progetto europeo CAMEL e poi si è inserita nel gruppo di ricerca del professore Petruccione all'Università di KwaZulu Natal a Durban, in Sudafrica, dove ha lavorato fino al settembre del 2005. Dopo un breve assegno di ricerca, nuovamente a Sofia, è entrata a far parte del gruppo del professor Suominen all'Università di Turku. Ha continuato sempre all'Università di Turku, ottenendo il posto di ricercatore senior alla Scuola di Scienze e Medicina di Turku. Ed è stato inoltre assegnato il titolo di ricercatore accademico fino alla fine del 2010. Nel 2011 ha ottenuto un posto di professore associato all'Università Heriot Watt di Edimburgo, dove ha inoltre lavorato come vice direttore dell'Istituto di Fotonica e Scienze Quantistiche. Dal giugno del 2014 è professore ordinario all'Università di Turku con la cattedra di fisica teorica. La ricerca di Sabrina Maniscalco si concentra in modo particolare su aspetti fondanti della fisica quantistica e delle tecnologie quantistiche, quali il calcolo, la comunicazione e la sensorialità quantistica. Ha pubblicato oltre 95, adesso 100, articoli su giornali scientifici internazionali, ricevendo oltre 1.900 citazioni. È stata la coordinatrice di 5 progetti nazionali ed internazionali, finanziati da agenzie e fondazioni inglesi e finlandesi. È membro del Comitato di Gestione e Controllo Finanziario del progetto europeo COST, Azione MP1001, QTA, Trappola per rioni e applicazioni di domani. È vicemembro del progetto europeo COST, Azione MP1006, Problemi fondamentali nella fisica quantistica. Sabrina è stata invitata ad oltre 35 seminari scientifici e colloqui in diverse università nel mondo e ha oltre 40 presentazioni a conferenze internazionali. La sua ricerca ha inoltre attirato l'attenzione dei media. La rivista scientifica New Scientist ha pubblicato nel 2007 un articolo sulle sue scoperte circa il modo di proteggere i computer quantistici dal rumore, un occhio che guarda e mantiene vivo il computer quantistico. Ha partecipato al programma radio Forum della BBC nel 2009 ed è stata relatrice alle conferenze TED University e TED Global ad Oxford nel 2009. Sabrina Maniscalco è molto attiva nella divulgazione, avendo organizzato ad esempio l'International Science Day ed il Quantum Circus nel quadro del programma di Turku, Capitale Europea della Cultura del 2011. Ha coprodotto il documentario di 40 minuti Inside the Light, Dentro la Luce,
vincitore di numerosi premi e riconoscimenti sull'interazione tra luce e materia a livello quantistico, con interviste al premio Nobel Serge Haroche. A parte la fisica, Sabrina è appassionata di viaggi, trekking, lettura, disegno e del gelato, della sauna finlandese, dello yoga e della sua bella Sicilia. E aggiungerei della sua bella Mazara del Vallo. Do la parola al Presidente Valerio Rossi. Un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento per essere qui così numerosi. Del resto l'appuntamento è meritevole di questa vostra presenza, perché abbiamo ospite una persona veramente eccezionale. C'è chi la conosce personalmente, ma avete anche ascoltato il suo curriculum. Ci sono vari motivi per cui Sabrina stasera è qui. Intanto, un motivo assolutamente personale, cioè un mio legame di amicizia più che trentennale con lei, che ho conosciuto da bambina, con i suoi genitori, Nino e Rosanna, e quindi un aspetto squisitamente di natura individuale. Sabrina è la prima volta che fa un convegno divulgativo in italiano in Italia. A Mazara assolutamente, proprio in assoluto la prima volta, quindi noi siamo orgogliosi che il Rotary ospiti un evento così, così importante. Un altro motivo che mi ha spinto a chiedere la partecipazione di Sabrina è la voglia di dare spazio un po' alla cultura scientifica. Purtroppo in Italia questo è un aspetto veramente limitato e limitante. Sabrina mi raccontava ieri che a Turku fanno il sabato pomeriggio degli incontri, dei caffè scientifici, e mi veniva da sorridere, perché pensavo qui in Italia il caffè si prende al bar per parlare magari di calcio soprattutto. E al massimo si fanno dei caffè letterari, ma sicuramente si dà poco spazio agli aspetti scientifici della nostra cultura. Del resto anche nelle scuole le materie, le discipline scientifiche hanno uno spazio veramente ridotto. Ancora ci salviamo con la matematica, ma la biologia, la chimica, la fisica sono ancora delle cenerentole. E quindi questo convegno di oggi vuole dare proprio un piccolo contributo a quella che può essere la cultura scientifica. È una goccia nell'oceano, è un granellino di sabbia nel deserto, però serve sempre a dare un input e un impulso. Il terzo motivo è, diciamo, la data che abbiamo scelto con Sabrina non è casuale. Domani, 8 marzo, si celebra la festa delle donne, e allora quale occasione migliore per celebrare questa festa con una donna di grandissimo rilievo, di grandissimo spessore. Questo, diciamo, una donna che si è affermata significa dare sostanza alle parole. Io ho letto tutti quei messaggi che riceviamo tutti quanti su WhatsApp, tra frasi più o meno scherzose. Me ne è arrivata una che mi ha proprio incuriosito, e ve la voglio leggere, perché dice così: una donna è facile da capire, è come un libro aperto sulla fisica quantistica scritto in finlandese. Ma mi è sembrato che parlassero di te, Sabrina, infatti l'ho voluto leggere proprio perché ho pensato a te quando mi è arrivato questo messaggio, chissà perché. Abbiamo ascoltato che tu ti sei occupata anche, hai fatto della tua ricerca, hai studiato la luce, i fotoni, e oggi, quest'anno il motto internazionale del Rotary è Accendi la luce del Rotary, e oggi tu insieme a noi, metaforicamente, accendi la luce del Rotary. Grazie per essere qui. Passo la parola. Grazie.
iniziare ringraziando Valeria e il Rotary Club di Mazara per avermi dato questa occasione di parlare di quella che è la mia passione, oltre ad essere il mio lavoro, cioè della fisica quantistica. Valeria ha ben detto che questa è la prima volta per me, è il primo incontro con un pubblico di non esperti in Italia, in italiano. Io amo la divulgazione scientifica, è la mia passione. Ho organizzato e ho anche partecipato a diverse attività di divulgazione scientifica, soprattutto in Inghilterra, in Finlandia, in Germania, in Sudafrica, ma è la prima volta in Italia, quindi sono particolarmente emozionata perché sono a casa mia, a Mazara, nella mia terra, nella mia città, e dunque è un'emozione molto forte, quindi spero di essere in grado di parlare qualche piano, no, sto scherzando. Vorrei iniziare mostrandovi una foto. È la foto di un matematico nato nel 1912 e morto alla giovane età di 42 anni. Probabilmente pochi di voi riconosceranno questo personaggio. Questo giovane matematico ha un ruolo fondamentale ed è legato a quello che desidero comunicarvi. E il motivo è questo articolo scientifico che viene pubblicato nel 1936. Questo giovane matematico ha 24 anni quando pubblica questo lavoro, è un matematico inglese, lavora al King's College di Cambridge, e questo lavoro parla di quella che lui chiama una macchina logica che permette di risolvere qualunque calcolo purché sia scritto in termini di un algoritmo. È un articolo scientifico di matematica pura, di teoria del calcolo. Il titolo è "A proposito dei numeri calcolabili con applicazioni al Entscheidung, al problema della Entscheidung". Vi prometto, non vi spiegherò cos'è questo problema. Ma è un articolo molto importante. Quindi torniamo un attimo indietro nel tempo, al 1936. Siamo a metà tra due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale. È un periodo in cui l'Europa è in una situazione di grande povertà e, guardando dal nostro punto di vista, con i nostri termini, potremmo chiederci: ma ha senso pagare lo studio di un matematico di 24 anni, pagare lo stipendio di un matematico di 24 anni con i soldi del contribuente, come facciamo sempre per la ricerca pubblica? Che impatto può avere? Che impatto può avere la ricerca di un matematico su numeri astratti, su teorie assolutamente lontane da qualsiasi importanza economica? Che impatto può avere? La risposta a questa domanda è questa macchina, che non è una macchina da scrivere, si chiama Enigma ed è la macchina che i tedeschi usavano per cifrare e decifrare messaggi in codice. E ovviamente loro pensavano, erano sicuri, che Enigma fosse una macchina infallibile. Pensavano che fosse impossibile per ogni essere umano, per ogni persona, anche per un gruppo di persone, anche se un gruppo di matematici super intelligenti come Alan Turing, di cui vi ho mostrato la fotografia, pensavano fosse impossibile decifrare questi codici. E però quello che succede è che un gruppo di matematici polacchi e successivamente Alan Turing e i suoi collaboratori nel Lab 6 di Bletchley Park costruiscono una macchina. È vero, probabilmente per un uomo, per un gruppo di uomini, il tempo, il calcolo probabilistico ci dice che sarebbe stato necessario per decifrare quei messaggi un periodo di tempo superiore alle migliaia di anni, ma una macchina è in grado di compiere dei calcoli molto più velocemente di qualsiasi essere umano. E allora quello che succede è che costruiscono quella che è nota con il nome della bomba, una macchina in grado di decifrare i messaggi segreti dei tedeschi. E gli storici stimano che grazie a questa abilità dell'intelligence inglese e dei collaboratori, la seconda guerra mondiale sia stata accorciata di circa 2 anni. Quindi quando pensiamo all'impatto della ricerca di base, stiamo parlando di matematica, pura, quando pensiamo all'impatto della ricerca di
base. Domandiamoci in questo caso quante vite sono state salvate in 2 anni in meno di guerra? Quante città sono state salvate dai bombardamenti? La macchina di cui si parla in quell'articolo è la macchina di Turing, il predecessore, la macchina predecessrice, non so come dire, del computer. E allora, due messaggi importanti in questa introduzione. Il primo messaggio è: la ricerca fondamentale ha un grande impatto sulla società, ma è molto difficile stimare nel momento in cui viene sviluppata le sue conseguenze. È davvero molto difficile, ma chiaramente più generale è il tipo di ricerca, più importante, più di ampio respiro possono essere le conseguenze di tale ricerca. E la seconda osservazione importante che vorrei fare è che in realtà si sa poco o nulla di quello che succede nei laboratori scientifici. Nel caso di Turing, in realtà l'azione del Lab 6 è stata coperta da segreto di Stato per oltre 30 anni, ma in realtà si sa poco anche di quello che succede nei laboratori delle università. E io sono proprio qui per raccontarvi di questo. E dunque la prossima domanda è: cosa sta succedendo in questo momento a livello internazionale nella ricerca di base nel mondo? Parleremo proprio di questo. E per parlare di questo, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto, è una cosa che probabilmente sapete tutti, è che viviamo nell'era dell'informazione. Viviamo in un momento storico in cui la velocità con cui siamo in grado di processare informazioni tramite computer è una delle componenti fondamentali della nostra tecnologia, insieme alla abilità o alla capacità di compiere calcoli sempre più complessi. Le conseguenze dirette sono in ogni campo, dalla ingegneria aerospaziale alla robotica alla medicina. Maggiori sono le potenzialità, le capacità dei computer, più facile è il progresso scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo, un'altra importantissima conseguenza è legata al fatto che tramite internet abbiamo a disposizione una quantità sconfinata di informazione. Abbiamo accesso a una notevole mole di dati e di informazioni e dunque, conseguentemente, il problema della privacy, il problema di proteggere le informazioni segrete da potenziali utenti che potrebbero poi utilizzare al fine di destabilizzare anche l'ordine mondiale. In realtà, immaginatevi i segreti di Stato che sono codificati e tenuti appunto segreti utilizzando quella che sono le tecniche di crittografia. Quindi è importantissimo, da un canto, l'aumento della capacità di calcolo dei computer e dall'altro la capacità di proteggere le informazioni confidenziali, che possono essere sia quelle delle vostre carte di credito, perché ogni volta che compriamo qualcosa online, un biglietto aereo, l'informazione sulla nostra carta di credito viene codificata in un codice segreto, viene mandata tramite internet e poi decodificata. Quindi va dal nostro quotidiano, l'importanza sia nel quotidiano che appunto nel caso molto più generale dei segreti di Stato e dell'accesso a tutta una serie di computer che poi possono ovviamente causare persino potenziali guerre, come sappiamo noi. Dunque, cosa c'entra tutto ciò con la fisica quantistica a questo punto? Perché sono qui per parlarvi di fisica quantistica. Il motivo per cui c'è un legame molto forte tra quello che vi ho detto e la fisica quantistica è che siamo nel mezzo di una rivoluzione scientifica e tecnologica di portata incredibile, notevole. Probabilmente in passato non c'è mai stato un momento storico così cruciale. Questa rivoluzione è basata su alcune conseguenze della fisica quantistica. Dunque, inizierò col dirvi, scusate, ho sbagliato a cliccare, che la fisica quantistica è la teoria fisica in assoluto più fondamentale, nel senso che si applica alla descrizione della cosmologia, della nascita dell'universo, si applica per capire la fisica della visione umana e alla base
della struttura del nucleo e ci permette di spiegare fenomeni come la superconduttività. Quindi è alla base di praticamente tutte le sottodiscipline fisiche che al momento conosciamo. Quindi è una teoria di grande impatto. Ma di cosa si tratta? Di cosa si occupa? La fisica quantistica descrive il comportamento di particelle microscopiche, come ad esempio gli atomi, gli elettroni, tutti costituenti della materia che ci circonda. Il comportamento di queste particelle è molto bizzarro, molto strano, è particolarmente affascinante, poi ovviamente in particolare per me, perché è la mia passione, ma credo che sia molto particolare. E vi farò alcuni esempi. Uno di questi è il fatto che le particelle microscopiche possono attraversare muri, pareti solide, come se non esistessero. Com'è possibile spiegare che una particella attraversa un muro? Certamente io non sono in grado di attraversare questo muro. Perché una particella quantistica può farlo e io no? Per dare una risposta a questa domanda è necessario utilizzare un linguaggio che purtroppo è un po' difficile, è un po' difficile da acquisire. Quindi la descrizione della fisica quantistica si basa sul linguaggio della matematica. Quindi per spiegarvi in maniera chiara, univoca e assolutamente scevra da qualsiasi tipo di incomprensione, qualsiasi misunderstanding, per spiegarvi questo fenomeno, l'unico modo di farlo è utilizzare il linguaggio matematico. Questa equazione, ad esempio, l'equazione di Schrödinger. Chiaramente, se facessi questo, poi capisse ben poco. Perché il problema della mancanza di un linguaggio comune è esattamente quello che rende difficile spiegare la fisica quantistica. Però possiamo in qualche modo cercare di superare questa difficoltà di linguaggio utilizzando delle metafore, utilizzando degli esempi. E bisogna però farlo con una grande cautela, perché c'è sempre il rischio di fraintendere quando si fa questo. L'unica descrizione corretta dei fenomeni quantistici è basata sulla matematica. E comunque non ci troveremo anche senza matematica. Un altro punto importante legato a questo è proprio il fatto che questa caratteristica di una natura proprio un po' strana, bizzarra, dei fenomeni quantistici, in realtà è un problema anche per noi fisici. Perché, sebbene abbiamo una teoria matematica perfetta, bellissima, è in assoluto accordo con tutti gli esperimenti condotti fino ad ora sulla fisica quantistica, non riusciamo a capire quello che succede. Ci manca l'intuizione. Anche a noi fisici manca l'intuizione, manca la comprensione di quello che sta succedendo, perché il motivo è legato al fatto che tutti questi fenomeni quantistici sono molto diversi da quello che succede nella nostra vita di ogni giorno. Nella nostra vita di ogni giorno noi non osserviamo mai particelle che attraversano muri, ovvero, il prossimo esempio sarà quello di cui parlerò tra un attimo, sarà quello di particelle che si possono trovare in due posizioni nello stesso istante, una sola particella. E questa difficoltà è una difficoltà che il grande fisico Richard Feynman ha espresso molto chiaramente dicendo innanzitutto che chiunque crede di aver capito la fisica quantistica chiaramente non l'ha capita, persino noi fisici, e inoltre lui utilizza una analogia, una metafora che a me piace molto. Lui dice è come avere una macchina di cui siamo in grado di prevedere la velocità o la posizione, perché abbiamo la matematica che ci permette di prevederlo, ma non possiamo immaginarci la forma. È una macchina inimmaginabile. Questa è spesso la situazione in cui noi fisici ci ritroviamo quando studiamo la fisica quantistica. E forse l'aspetto più paradossale, se vogliamo, della fisica quantistica è che una particella quantistica, per esempio un atomo, può trovarsi in due posizioni diverse allo stesso tempo. In questo disegno, questi non sono per me due atomi, o il disegno di due atomi, è un atomo che si trova allo stesso tempo qui e lì. Ma anch'io sono fatta di atomi. Il mio corpo è fatto di cellule, di molecole, quindi anche alla fine di atomi. E dunque, se un
Bosnia anche non può trovarsi al tempo stesso lì e qui, perché io non posso? Perché non osserviamo mai una sedia che si trova lì, vicino a quel nulla, vicino a quest'altro? Esistono delle leggi fisiche che ci impediscono, o che impediscono alla sedia o a me, di trovarmi in due posti diversi nello stesso momento? Perché se non esiste una legge fisica che impedisce questo fenomeno, chiaramente a me è una cosa che mi interesserebbe provare, cioè vorrei sapere che si prova ad essere in due posti nello stesso tempo, nello stesso istante. Poi tra l'altro ci sarebbero delle conseguenze pratiche per me molto importanti, perché potrei trovarmi a Mazara a prendere un gelato da ciolla e al tempo stesso a casa mia in Finlandia e risparmierei il biglietto aereo. In realtà questo di cui ho parlato proprio adesso è un problema aperto, è un problema di ricerca di cui non si conosce la risposta, cioè non si sa perché le particelle microscopiche possano trovarsi in due posizioni diverse, o in uno stato in cui la chiamiamo in termini tecnici sovrapposizione, e noi no, non si sa quale sia il confine tra la fisica quantistica che si applica alle particelle microscopiche e la fisica classica che si applica a me, al tavolo, alla sedia, a Valeria e così via. E questo è anche noto come il paradosso del gatto di Schrödinger. Schrödinger era uno dei padri fondatori della fisica quantistica, e nel periodo in cui la fisica quantistica nasce, gli stessi fisici e scienziati che propongono queste teorie iniziano subito a capire che in realtà ci sono delle conseguenze filosofiche importanti e difficili da accettare. E allora Schrödinger dice: immaginiamo di fare un esperimento, questi diventano famosi come esperimenti pensati, Gedanken experiments. Immaginiamo di fare un esperimento in cui abbiamo un gatto, lo mettiamo dentro una scatola e all'interno della scatola mettiamo anche una bottiglietta di veleno collegata ad un martello che può rompere la bottiglietta se un atomo radioattivo decade. E chiudiamo tutto là dentro questa scatola e aspettiamo. Quello che succede è che l'atomo può decadere o non decadere e di conseguenza il martello romperà o non romperà la boccetta di veleno, e ci sarà una certa fisica quantistica prevede che c'è una certa probabilità che l'atomo decada e di conseguenza il gatto si troverà al tempo stesso ad essere vivo e morto dentro la scatola. È una conseguenza diretta dei fenomeni della fisica quantistica. E chiaramente il punto chiave qui è che tutto ciò vale fin tanto che non apriamo la scatola e controlliamo. Nel momento in cui osserviamo, osserviamo sempre un gatto o vivo o morto. Vivo, speriamo, sempre osservato vivo. Ma prima di aprire la scatola, il gatto è in uno stato indeterminato, in uno stato di vita e morte contemporanea. Allora, questa situazione è legata ad una assenza, se vogliamo, di realtà fisica oggettiva per certe proprietà delle particelle microscopiche. Una particella microscopica, come ad esempio un elettrone, può non avere una posizione ben definita e ben determinata. Può trovarsi in uno stato in cui non esiste la sua realtà fisica associata ad una ben determinata posizione. Acquista questa posizione soltanto nel momento in cui la osserviamo. Se la osserviamo, immediatamente la particella si troverà in una posizione fisica ben determinata. E allora, chiaramente, una delle osservazioni da fare, che quando parlo di misura o di osservazione della particella non intendo necessariamente osservazione diretta, cioè tramite per esempio un microscopio. Quello che succede è molto più complicato. Quello che succede è che l'interazione tra la particella e tutto ciò che la circonda, quindi alla fine l'interazione tra tutti gli oggetti che esistono,
causa dinamicamente l'oggettivazione della realtà fisica circostante. Quindi il motivo per cui tutto quello che osserviamo esiste è proprio il fatto che tutti i costituenti della materia interagiscono tramite forze descritte dalla legge fisica. A questo punto abbiamo spiegato alcune proprietà fondamentali della fisica quantistica che ci permettono di capire cos'è un computer quantistico. Ma funziona questo microfono? Sì. Ok, grazie. Ogni tanto... Cos'è un computer quantistico? Un computer quantistico è un computer i cui componenti, quindi le ponte logiche, i microprocessori che costituiscono il computer, sono così piccoli, hanno raggiunto uno stato di miniaturizzazione tale da essere costituiti da pochi atomi, uno, due, tre atomi. E dunque la fisica quantistica descrive il loro comportamento. Sono i computer quantistici, hanno delle ponte logiche descritte dalla fisica quantistica. Bene, nel caso dei computer, l'elemento fondamentale che descrive l'azione di calcolo del computer è il bit. Quindi i computer sono delle macchine che attraverso le porte logiche processano una serie di sequenze di 0 e 1 che costituiscono l'informazione che viene utilizzata per fare dei calcoli e poi alla fine ci danno un risultato. E l'elemento fondamentale di questa informazione, quindi se volete il mattoncino base come quello delle Lego, è il bit, che può assumere due valori, 0 e 1. A questo punto capirete bene che se passiamo al caso quantistico, l'elemento fondamentale è noto con il nome di qubit, e un qubit non assume soltanto il valore 0 o 1, ma può assumere 0 e 1 al tempo stesso, contemporaneamente. Anzi, può assumere tutti i valori tra 0 e 1, che sono un numero infinito. E dunque un computer quantistico è in grado di processare informazione. È come se fosse proprio un calcolo in parallelo. Okay? Quindi, anziché avere soltanto due possibilità, 0 e 1, ce ne sono un numero infinito e vengono al tempo stesso utilizzate tutte quante per compiere il calcolo. E chiaramente questo aumenta la capacità di calcolo e la velocità di questi computer in maniera, direi notevole, ma non è solo notevole, lo dico meglio esattamente. Qual è l'impatto di questa, quali sono le conseguenze di questo importante cambiamento? Allora, il problema è che se guardiamo il computer quantistico, immediatamente lo trasformiamo in un computer classico, proprio come nel caso della particella. Se guardiamo una particella che può essere sia qui che lì che ovunque, immediatamente la troviamo in una ben determinata posizione. Se guardiamo il gatto dentro la scatola, lo troviamo o vivo o morto. Quindi il processo di osservazione, che sarebbe proprio il readout nel caso del computer, il momento in cui leggiamo il dato finale, trasforma il computer quantistico in un computer classico. E quindi si perde tutto quello che in realtà si era guadagnato. Ci sono chiaramente dei modi di risolvere questo problema tramite degli algoritmi noti come algoritmi quantistici, dei quali non discuterò in dettaglio. Comunque il principio fondamentale è esattamente quello di funzionamento di un computer quantistico, è esattamente quello di cui vi ho appena parlato. I computer quantistici sono delicatissimi, proprio perché l'interazione con l'ambiente esterno li distrugge facilmente. E questo è il motivo per cui al momento attuale non potete comprare un computer quantistico da computer di scout. Sono molto delicati e dunque esistono soltanto come prototipi nei laboratori, in un paio di laboratori al mondo, alcuni in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Questo è un computer quantistico, si chiama D-Wave, è utilizzato da Google. Quindi nei laboratori di Google, nella Silicon Valley, hanno comprato per la
cifra, anche voi potete comprarlo volendo, non da computer discount, ma potete comprarlo, costa soltanto 10 milioni di dollari. E quindi Google ha comprato questo computer di Wave per fare ricerca sull'intelligenza artificiale. Ovviamente ha anche comprato tutto un team di fisici, di miei colleghi che lavoravano all'Università di Santa Barbara in California, perché soltanto loro potevano far funzionare questo computer quantistico. In realtà devo dire che la comunità scientifica è abbastanza scettica sul fatto che questo sia un vero computer quantistico. Noi pensiamo che si tratti piuttosto di un potenziale candidato, un buon candidato a diventare un computer quantistico, ma che funziona ancora in regime classico. Chi altro è interessato nella comunità internazionale ai computer quantistici? Chi dovrebbe spendere 10 milioni di dollari per un computer quantistico, che forse non funziona neanche con un computer quantistico? Probabilmente conoscete quest'uomo, questo è Edward Snowden, è un esperto di computer, di informatica, che lavorava alla National Security Agency negli Stati Uniti d'America, ed è famoso perché iniziò a diffondere tutta una serie di documenti confidenziali dell'NSA, quindi della National Security Agency, ai media di tutto il mondo, e difatti per adesso si nasconde, credo sia in Russia. Quello che vi mostro adesso è uno di questi documenti confidenziali dell'NSA, sono documenti segreti che lui ha reso pubblici. Questo documento riguarda un progetto che si chiama Penetrating Hard Targets. È un progetto dell'NSA, un progetto segreto, per cui hanno investito circa 80 milioni di dollari, e lo scopo di questo progetto è scritto qui, evidenziato in giallo, lo traduco per voi. Lo scopo di questo progetto è portare avanti ricerca di base nella fisica quantistica e negli studi di ingegneria per determinare se e come un computer quantistico utile ai fini di crittografia può essere costruito. Quindi agenzie governative, militari, segrete, non soltanto negli Stati Uniti d'America ma in tutto il mondo, stanno conducendo ricerche per scoprire, per cercare di capire se i computer quantistici possono davvero essere costruiti e possono davvero essere utilizzati al fine di decodificare i messaggi segreti, messaggi criptati, e quindi decodificare quelli che sono tutti gli schemi di crittografia, crittografia classica, quelli che utilizziamo anche noi in realtà ogni giorno quando compriamo un libro su internet, e che permettono di trasferire in maniera sicura informazione da un punto all'altro tramite internet o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Dunque, questo è uno degli aspetti probabilmente più importanti, di maggiore impatto dei computer quantistici. I computer quantistici sarebbero in grado, grazie alle loro potenzialità di calcolo assolutamente superiori a qualsiasi supercomputer classico, diciamo computer classici questo o qualsiasi supercomputer esistente, è l'opposto del computer quantistico, i computer quantistici sarebbero in grado quindi di mettere a rischio quello che potrebbe essere l'ordine mondiale, se vogliamo, perché immaginate se qualcuno fosse in grado di accedere ai segreti di Stato, delle superpotenze come gli Stati Uniti, la Russia, così via. Si tratta dunque di un problema che interessa, diciamo, tutti noi, anche nel nostro piccolo. Come risolvere questo problema? In realtà la fisica quantistica non soltanto crea il problema, ma lo risolve anche. Perché tramite la crittografia quantistica è possibile utilizzare dei nuovi schemi assolutamente sicuri
anche a prova di un computer quantistico. Quindi quello che succede è che la crittografia quantistica, utilizzando sempre la fisica quantistica, permette sempre di scoprire quando si manda un messaggio, soprattutto la chiave di codifica di un messaggio, permette sempre di scoprire se una spia sta ascoltando e sta rivelando le informazioni. Allora, a questo punto abbiamo parlato di una delle applicazioni dei computer quantistici. Cos'altro può fare un computer quantistico? Per che cosa può essere utilizzato? Quali sono gli usi e le potenzialità per la nostra tecnologia? Questa domanda è fortemente legata ad un'altra domanda. Esistono limiti alle capacità di calcolo dei computer? Esistono problemi così complicati da non poter essere risolti utilizzando anche i più potenti supercomputer esistenti? Ma questa è una domanda fondamentale, molto importante, che è alla base della teoria della complessità, e potremmo anche pensare di chiederci: è possibile simulare l'intero universo utilizzando un computer? Non so se alcuni di voi hanno visto il film The Matrix, è uno dei miei film preferiti, e in questo film il protagonista Neo scopre di trovarsi in una simulazione, di non vivere in una realtà reale, ma di vivere all'interno di una simulazione di un computer. È possibile teoricamente? Chiaramente è un film di fantascienza, ma da un punto di vista teorico è una possibilità che possiamo considerare? No, la risposta è no se utilizziamo un computer classico, tutti i maggiori supercomputer che esistono, e forse se esistesse un computer quantistico, forse. Per capire meglio quello di cui sto parlando, questo è un video, vi spiegherò subito, un video della NASA, come un flashback dal momento del Big Bang ad adesso, cioè da adesso indietro nel tempo fino al momento del Big Bang, della nascita dell'universo, e il motivo per cui lo mostro è legato al fatto che la complessità matematica spesso viene interpretata o viene espressa in termini del tempo necessario per risolvere un certo problema di calcolo. Quanto tempo ci vuole per calcolare un certo problema per un computer, per risolvere un certo problema? E questo in particolare, quello che ci interessa è capire come il tempo necessario aumenta all'aumentare della complessità del calcolo. E i matematici e gli scienziati della teoria della computazione dicono che un problema è incalcolabile quando il tempo necessario per calcolarlo è maggiore del tempo di vita dell'universo. Se ci vuole più del tempo di vita dell'intero universo, vuol dire che non lo sappiamo fare, giusto? Non noi, ma il computer stessi, non sono in grado di risolverlo. E allora quello che succede è che i limiti teorici al calcolo di problemi complessi vengono infranti dai computer quantistici. Quindi un computer quantistico non sarebbe semplicemente in grado di calcolare più velocemente, sarebbe in grado di calcolare cose che non sono calcolabili al momento attuale, di risolvere problemi che si pensa siano insolubili al momento attuale. E allora, quali possono essere le applicazioni? Beh, la prima è legata all'intelligenza artificiale. Quindi, questo è quello che sta facendo proprio il laboratorio di Google nella Silicon Valley. Chiaramente si tratta di trovare il modo di simulare l'intelligenza molto complessi, per cui è importante l'operazione di ricerca del database e della comprensione di correlazioni e di fenomeni emergenti che permettono di interpretare questi dati e di capire
se esistono, per esempio, nel caso dei mercati finanziari, che credo che sia il mio primo esempio, se esistono dei trend, se è possibile predire il comportamento dei mercati finanziari, se è possibile fare delle previsioni, se è possibile capire quello che succede. Quindi chiaramente capire l'impatto di questo tipo di studi. Vengono anche utilizzati per creare dei modelli che permettano di capire la diffusione, per esempio, di certe malattie virali o anche la criminalità in certi, organizzata in certi paesi. Esistono tantissime applicazioni che vanno sotto il nome generale di studio di. E immaginate anche in questo caso, visto che si tratta di sistemi complessi, visto che si tratta comunque della ricerca di database enormi, immaginate la potenzialità di un computer quantistico che è in grado di processare in parallelo una quantità di informazione praticamente infinita. Quindi queste sono tutti esempi di possibili applicazioni dei computer quantistici, e quindi ci stiamo avvicinando alla risposta alla domanda iniziale del mio intervento: cosa cambierà nella nostra vita quotidiana? E io ho pensato un po' prima di darvi una risposta, vi ho dato degli esempi e credo che gli esempi vi lasciano immaginare molto possibili scenari, ma alla fine la mia risposta, poi ho pensato un po', credo che la mia risposta a questa domanda è tutto. Credo che cambierebbe tutto, e tra l'altro credo che quello che succederà se e quando un computer quantistico sarà disponibile sarà una evoluzione molto rapida, molto veloce e assolutamente imprevedibile. Quando? In inglese si dice the game is on, siamo in gioco, il gioco è aperto, e stiamo vivendo in un momento storico dove le potenzialità di una rivoluzione scientifica, con le conseguenze di cui vi ho parlato, sono altissime, e credo che sia uno dei momenti più, da questo punto di vista, proprio dal punto di vista delle tecnologie, forse più importanti nella storia umana. E vorrei, mi sto avvicinando alla conclusione, e vorrei concludere parlando, tornando a quello di cui ho parlato all'inizio, che è l'importanza della ricerca di base. E quindi quello che vorrei fare è proprio un appello. Vorrei chiedervi di riflettere, soprattutto in questo momento storico in cui le agenzie governative, gli Stati, la comunità europea non fanno altro che tagliare fondi alla ricerca di base a favore di ricerche che hanno un immediato impatto economico. Allora, alla luce di tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, io credo che sia assolutamente una scelta folle, una scelta molto pericolosa, e uno dei motivi per cui è una scelta molto pericolosa è che la ricerca universitaria è una ricerca pubblica. Io sono qui in questo momento a parlarvi di quello che succede nel mondo accademico perché i miei risultati delle mie ricerche, che si inquadrano proprio nell'ambito della creazione dei computer quantistici e della capacità di isolarli, di proteggerli dal rumore per renderli immediato frutto e quindi per commercializzarli, sono qui a parlarvi di tutto ciò. Perché non lavoro per Google? Perché se lavorassi per Google o per l'NSA, per contratto non potrei parlare di queste cose. Quella è una ricerca privata, è una ricerca assolutamente segreta. I miei colleghi, che spariscono, noi diciamo, perché vanno a lavorare per le imprese private oppure per le agenzie militari, eccetera, eccetera, non soltanto non li incontriamo più alle conferenze, ma non sappiamo più qual è lo stato di avanzamento della loro ricerca. E non lo sappiamo noi, quindi non lo sapete voi. La ricerca di base a livello universitario è una ricerca pubblica ed è importante che chiunque abbia la possibilità di conoscere quello che sta succedendo
a livello di ricerca di base. Questo è il motivo anche per cui per me la divulgazione scientifica è persino un dovere, perché il mio stipendio è pagato con i soldi del contribuente, quindi chiaramente per me è importante parlarvi di queste cose, perché è importante che chiunque sia consapevole di quelli che possono essere, di quelle che possono essere le potenzialità e i cambiamenti tecnologici importanti nella nostra vita, ma anche i potenziali rischi della tecnologia. E vorrei concludere con una fotografia. Questa è una fotografia fatta nel mio gruppo di ricerca, una fotografia fatta in occasione di una festa di dottorato di uno dei miei studenti. E questo è il mio gruppo di ricerca qualche anno fa, adesso è un po' cambiato, sono tutti studenti di dottorato e una studentessa postdoc, e il motivo per cui la mostro è legato a quello che diceva Valeria, domani è la festa della donna, non siamo in un momento storico in cui fare carriera come donna in un ambito competitivo come quello della ricerca scientifica accademica è semplice, non è semplice certamente, e però è possibile, e questo è l'esempio, e vorrei dire anche che io non ho niente di speciale, okay? Sono molto contenta del fatto che mi avete fatto un'introduzione così bella e che siete venuti in così in tanti, ma io non ho assolutamente niente di speciale, l'unico motivo per cui io ho avuto una bella carriera, sicuramente di cui sono orgogliosa, è semplicemente il fatto che fin da piccola ho avuto chiaro quella che è la mia passione e dunque ho lottato per raggiungere i miei sogni. Basta, questa è l'unica, ho sempre desiderato diventare, fare ricerca in fisica e questo è quello che ho fatto, quindi se ci sono riuscita io ci può riuscire chiunque. Mi voglio rivolgere in particolare alle giovani ragazze, perché ci sono delle studentesse qui nell'auditorium, e vi voglio dire che se la vostra passione è una carriera scientifica, ovviamente mi rivolgo anche ai maschietti, ai maschi, a tutti quanti, okay, ma in particolare alle ragazze, non lasciatevi scoraggiare, perché si sente molto parlare delle difficoltà avere una carriera scientifica importante, dei sacrifici, eccetera, eccetera. Non lasciatevi scoraggiare. E quindi, per chiunque, il messaggio finale è: qualunque sia il vostro sogno, qualunque sia la vostra passione, che sia la fisica quantistica o la letteratura, che sia la matematica pura o la drammaturgia, vorrei concludere proprio dicendo di seguire i vostri sogni, che è praticamente quello che ho fatto io e di cui sono molto contenta e orgogliosa. Grazie mille. Sono uscite da sotto le mie mani conoscendo la storia di Turing, la storia di Enigma, eccetera. Io sono parzialmente in disaccordo sul fatto che cambierà tutto quando la computazione quantistica entrerà in produzione, entrerà nelle nostre vite, nel senso che io ai miei alunni insegno che nei sistemi informatici ci sono tre componenti fondamentali: l'hardware, il software e lo humanware, che è l'anello debole di tutti i sistemi. Cioè, i miei alunni arrivano in classe con smartphone da 900 euro, non tutti ovviamente, ma qualcuno sì, e non si ricordano le password dei loro account, ok? Non solo, usano password corte, banali, semantiche e prevedibilissime, che con un attacco a dizionario si svelano in 2 secondi, ok? Quello che sicuramente non cambierà subito, anzi secondo me è destinato a peggiorare, è proprio l'ingenuità dei consumatori. Noi siamo sostanzialmente consumatori di tecnologia che non comprendiamo, ma neanche minimamente. Quindi non sono d'accordo, nel senso che purtroppo temo che ci aspettino dei tempi molto duri, in cui ci saranno, un po' come nell'antico Egitto, ci saranno dei sacerdoti, custodi,
del sapere tecnologico e scientifico, e una platea di poveri mentecatti, tra virgolette, scientificamente e tecnologicamente parlando, che apparentemente conducono una vita normale, in realtà eterodiretta, che i sacerdoti gestiranno, no? Magari in località ignote. La domanda? Sì, ecco, la domanda è: lei pensa che quando sarà in atto la computazione quantistica si trasferiranno le attuali tecniche crittografiche, quindi la crittografia a chiave pubblica, RSA e quant'altro, sarà necessario adottarle anche nella computazione quantistica? Questa è la domanda, grazie. Ok, ovviamente sono tentata di dare una risposta, non ti posso dare una domanda, ma poi magari che parliamo, non si sente? No. Si sente? Sì. Allora mi avvicino, ok, dunque, innanzitutto a proposito del disaccordo, chiaramente devo dire che il problema principale è quello che, come ho detto all'inizio, fate previsioni su quelle che possono essere le situazioni o le conseguenze di ricerche così fondamentali è molto difficile. Questa è la mia personale impressione, la mia personale opinione, cioè io credo che in realtà ci sarà uno sviluppo tecnologico, chiaramente parte dall'alto, come sempre, parte dall'alto, e poi si trasferisce alle nuove generazioni. Al tempo stesso però penso anche che le nuove generazioni siano velocissime da apprendere. Io noto che i ragazzi, soprattutto tramite giochi, tramite videogiochi, i videogiochi sono un nuovo mezzo di educazione che viene sempre più utilizzato, per esempio in Finlandia, non soltanto qui, ma in Finlandia ci sono dei videogiochi educativi che sono proprio, anche noi stiamo sviluppando dei videogiochi che hanno come scopo, stiamo lavorando con dei game designer, hanno come scopo educare i ragazzi a capire la fisica quantistica. Quindi, per dire, in realtà ci sono delle possibilità anche per evitare, diciamo, la situazione, la differenza, diciamo, tra i livelli più alti di ricerca e quello che sono i ragazzi. Ci sono persone che stanno lavorando. Per quanto riguarda l'altra osservazione che ho dimenticato, che era la vera e propria domanda, esistono due imprese, MagicQ e Daily Quantique, che vendono quantum cryptographers, quindi delle macchine di crittografia quantistica che sono comunque basate sulla RSA, per esempio, ma che servirebbero più che altro non tanto a complementare la crittografia classica, e in particolare servirebbero a capire la presenza di una spia. Quindi in realtà non è tanto la tecnica di codifica e di decodifica, ma in quanto l'aggiunta di una extra, di un pezzo extra che serve a capire quando la chiave è mandata, e a capire sempre con certezza se il messaggio è spiato, se c'è stato qualcuno che ha creato. Intanto complimenti vivissimi per la tua relazione, che per me è stata illuminante, e la mia domanda è una domanda meno tecnologica ma più naturalistica, anche perché io sono un naturalista nato, ed è semplicissima la mia domanda, cioè secondo gli studi più attuali, tipo per esempio quelli di David Deutsch e collaboratori, l'universo sarebbe un immenso computer quantistico. Questo computer quantistico, il problema, è, come tu sai, come tu mi insegni, è che nella fisica contemporanea c'è una divergenza tra quella che è l'approccio relativistico spazio-temporale e l'approccio quantistico che riguarda la materia e l'energia. E allora la mia domanda è semplicissima ed è la seguente: se l'universo è un computer quantistico, questo computer quantistico, secondo te, si potrebbe basare più sulla teoria della gravità loop, che tra l'altro è, diciamo, sponsorizzata tra virgolette
da un nostro connazionale, Carlo Rovelli, oppure la teoria delle stringhe ha ancora delle chance, delle possibilità. Ti ringrazio e tanti auguri veramente e complimenti. Grazie, meno male che era una cosa semplicissima. No, dunque, devo dire questo, io personalmente so che esistono quelli dolci, uno dei proponenti della interpretazione secondo cui l'universo è un computer quantistico, io non lo credo, credo che non sia una teoria, anzi sono sicura che è una... Allora, innanzitutto devo dire che è un'interpretazione, okay? È un'interpretazione della fisica quantistica, ma non è una teoria alternativa alla fisica quantistica, è la stessa cosa della, per esempio, la teoria dei multi-universes, degli universi paralleli. Anche questa è una possibile interpretazione della fisica quantistica, ma non è una teoria in sé. La fisica quantistica esiste come teoria ed è assolutamente confermata da tutti gli esperimenti. L'altro aspetto molto importante che lei ha giustamente evidenziato è il fatto che non esista una teoria che concilia la relatività generale di Einstein e la fisica quantistica. In realtà non direi che sono in disaccordo, direi che sono due teorie che al momento sono separate, non esiste una teoria unificante. E dunque chiaramente questo è uno dei diciamo il sacro graal della fisica teorica attuale, trovare una teoria più generale che combini la teoria della realtà generale e la fisica quantistica. Chiaramente sia la teoria della stringa e delle loop sono dei tentativi di andare in questa direzione, ma una risposta finale non c'è. Quindi è ancora un problema molto interessante. Aspetteremo. Che speriamo a un certo punto di risolvere. Grazie, grazie. Sono domande di semplice risposta. Sì. Sto scherzando. Intanto, quante volte ti è venuto il sospetto che ci fosse Dio? Questa è la prima. Poi, se in quella battaglia fra la conoscenza divulgata e invece la conoscenza tenuta segreta, se ti dovessi essere proposto di sparire, tu spariresti? Questa è l'altra domanda. La conoscenza di sparire, sì, sì. E poi scrivere una frase: seguite i vostri sogni. Lo sai, io l'ho chiesto più volte, se i tuoi sogni ti porteranno nuovamente a ammazzare. Bene, quindi tre domande. Nicola, inizio con la prima, inizio Nicola è succiare. Con questa risposta perché sono qua per parlare di fisica e quindi per me parlare soltanto di fisica è molto di fede. Sono due argomenti molto diversi e separati e poi casomai ne parliamo in privato, ma comunque preferisco parlare di fisica al momento. La seconda domanda l'ho dimenticata. Sei in quella lotta per sapere. Sì, nella lotta tra sparire o no. Chiaramente sparire significa un sacco di soldi, giusto? Per i soldi che spariscono, guadagnano da Google, hai idea in quanto. No, chiaramente non sparirei, perché la mia scelta di fare fisica comunque è assolutamente indipendente da quanto guadagno, dal mio stipendio, è sempre stata legata alla passione. Io dopo avere fatto, dopo essermi laureata a Palermo, ho lavorato per un anno in università, quell'anno saltò il concorso di dottorato, che poi non è riuscito, e io ho lavorato il sabato e la domenica senza nessun tempo, quindi cioè, era la mia passione, la mia passione, quindi la faccio indipendentemente, e non voglio farla per imprese private, per il semplice motivo che non sarebbe più una delle cose più belle della ricerca in università e il fatto di essere liberi di fare ricerca su quello che c'è. Brava, brava. E quindi non sbagliare. La terza domanda era a proposito di... La terza domanda mi fa ridere perché in realtà ovviamente mi piacerebbe molto tornare a Mazara, non posso semplicemente perché a Mazara non c'è l'università. Mio marito sta trasferendo immediatamente a Mazara, è un grande amante di Mazara della Sicilia. Anche mio marito è un fisico, chiaramente non ci sono possibilità lavorative al momento a Mazara perché in pratica non c'è università, ci sarebbero in Italia, ma comunque purtroppo la situazione della ricerca italiana è molto difficile. Non credo
che sai, poi in realtà le cose vanno in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Ah, non si può sapere mai, esatto, perché potrebbe essere qui e lì al tempo stesso. Difatti, è quello sarebbe stato. Però dico la verità, non si può sapere mai, nel senso che poi ci sono sicura che se non fosse stato per tutta una serie di eventi personali, il fatto che mio marito è finlandese, per esempio, io avrei avuto la possibilità comunque, anzi sono sicura che avrei avuto la possibilità di diventare sicuramente non ordinario, ma associato a Palermo, per esempio, ne sono certa. Quindi probabilmente sarei potuta anche restare. Quindi il motivo per cui sono andata via è un motivo legato anche alla mia storia personale, il fatto che mio marito è finlandese, non parla bene italiano. Chiaramente mi trovo benissimo anche in Finlandia, devo dire. Cioè io amo la Sicilia, torno spesso, però mi trovo molto bene. Sicuramente dal punto di vista lavorativo è molto più semplice lavorare in Finlandia, in università, piuttosto che in Italia. Quindi ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Certamente quando vado in pensione torno a Mazzara, questo è sicuro. Sandrina, differenza dell'impegno tra il lavorare in Finlandia e il lavorare in Italia è sempre relativo all'impegno che il governo mette sulla hostel, sulla ricerca? Sì, sì, certamente il problema principale è che in Italia non ci sono fondi per la ricerca, sono pochissimi, quasi nulli, e dunque è molto più difficile. Appunto, è più difficile avere studenti. Purtroppo la maggior parte degli studenti dopo la laurea in Italia vanno all'estero perché non ci sono borse di dottorato, perché non ci sono fondi di ricerca per mantenere l'università. Devo dire, ovviamente è una grossissima perdita di capitale umano, perché gli studenti migliori sono, non gli studenti migliori, ma sicuramente gli studenti italiani sono tra gli studenti in assoluto migliori in Europa e nel mondo. Cioè io ho studenti, sono molto fortunata perché ho sempre avuto la possibilità di lavorare con studenti molto bravi da tutte le parti, che provengono da tutte le parti dell'Europa, ma gli studenti italiani sono bravissimi, sono eccellenze sicuramente, quindi è un peccato, una grande perdita di potenziale. Sì, tu sei quasi l'esempio veramente che fugge dall'Italia. La domanda alla Presidente. Mi avrei parecchie domande, però non dilunghiamoci troppo, voglio solo un po' anche alleggerire il peso di quella che è stata questa serata bellissima, Sabrina, perché sei stata veramente eccezionale nel parlare di cose complesse, complicate, in maniera semplice, per quanto semplice possa essere un discorso del genere. Io ti volevo chiedere la tua esperienza proprio di donna all'interno di una equipe che io ho visto è costituita anche da molte donne, molte ragazze, però proprio il percorso che tu hai dovuto fare, che hai fatto nei diversi anni, insomma, penso adesso più di 15 anni che tu lavori in questo ambito, a contatto anche con degli uomini, perché la fisica è proprio, penso che tradizionalmente è stata vista sempre come una materia di pertinenza più maschile che non femminile, e poi hai fatto bene incoraggiare le ragazze che sono oggi qui presenti, e che voglio ringraziare perché sono i ragazzi dell'istituto Andrea Ballatore di Mazzara, da cui sei uscita anche tu, Sabrina, ha studiato nel nostro liceo scientifico. Ecco, questo aspetto, diciamo così un po' frivolo se vogliamo, ma come donna mi interessa particolarmente ascoltare la tua esperienza. È un aspetto importante, ovviamente. Ci sono diverse difficoltà nella carriera scientifica, ma non soltanto nella carriera scientifica, in realtà nella carriera delle donne, soprattutto nel raggiungere posizioni di potere, di alto livello. Quindi io parlo della mia esperienza, che è quella accademica, ma sicuramente ci sono esperienze simili in altri ambiti. La socio onorario del Rotary Club di Mazzara. In alto e in giro per il mondo il nome di Mazzara del Vallo. Inoltre è figlia
di un già rotariano, Nino Maniscalco, quindi possiamo dire che per Sabrina è un ritorno a casa, perché penso che i valori del Rotary li abbia già nel suo DNA. Studiando in un settore veramente particolare.